niente. Giovedì 30 giugno, Campo Imperatore. Dopo parecchi anni torniamo a fare la direttissima. E beh, qui io ho fatto un po' di tutti i colori, estate, d'inverno, primavera, in tutte le salse, con neve, con ramponi, con piccozza, da solo, in compagnia, accampato, la notte, il centenario, lo stracentenario, lo spigolo sud-sud-est, la via dei laghetti in discesa con la neve, e beh, certo, oggi ci abbiamo un po' più di fiatone, però vediamo un po' come va. Spigolo sud-sud-est, fatto con francottobre, era nel 92. Ecco qua, qui ci dividiamo, a sinistra per la normale, a destra per la direttissima. L'importante è che parti sicura, vai tranquilla, tranquilla che vai bene, vai più su e vai tranquilla, devi essere tranquilla, bene.
hai ancora tranquilla, prima di muovere metti tutti gli appoggi come devono essere. Piano, piano e con calma. Mimosa sul Corno Grande, vetta occidentale, 2009 e 12, dalla direttissima, ecco qua. Ci abbiamo anche i toscani oggi, Abruzzo Trekking. Ehi, ciao Toscana! Ciao. Forza Roma, passa! Ciao, un piacere! Ci troviamo su YouTube! Ah, senz'altro! Blu 1946, Abruzzo Trek 1962, Riccardo Fortitudine senza data. Vetta del Corno Grande. No, Pino. Yes. Mimosa di tempo. Abbiamo passato il Cane Pissolati e questa è la cresta ovest dove scenderemo dietro l'intermezzo di sempre splendide e spaventose.
giovedì 30 giugno. Abbiamo finito questa splendida gita. Qualche anno fa eravamo lì sulla occidentale del Corno Grande 2012. Una splendida compagnia, un'ottima birra rossa che tra l'altro vi consiglio qui al rifugio all'arrivo della funivia, e godiamoci questo ultimo spettacolare panorama.